Ciao amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi è il 13 di febbraio, domani è San Valentino, la festa degli innamorati, è una festa che comunque è molto amata, molto celebrata in tutto il mondo. Io non sono un fan numero uno di questa festa, però è giusto ricordarla. Vi racconterò magari degli aneddoti anche della mia vita che comunque mi legano a questa festa e poi vi presenterò due profumi. Allora, innanzitutto volevo ricordare appunto che San Valentino si celebra perché intorno al 496 d.C. il Papa decide appunto di proclamare Valentino da Terni, che comunque era già santo e martire, il santo protettore degli innamorati. Si dice che Valentino avesse donato una grossa cifra ad una ragazza per permetterle di sposarsi con il suo innamorato. Lei non aveva praticamente una dote e per evitare la perdizione, mi è venuto da ridere leggendo questa cosa, la perdizione di questa ragazza, che se non si fosse sposata si sarebbe avviata sulla strada della perdizione, e quindi con questa donazione questo Valentino diventa un pochettino il protettore degli innamorati. Quindi è una festa che ha origine comunque lontane, siamo nel 500 d.C. Pian piano con i benedettini riesce a diffondersi di monastero in monastero in tutto il mondo. Infatti comunque è una festa che è arrivata anche in Francia, in Inghilterra e poi quindi in America. Infatti attualmente è una festa proprio globale. E questa festa, ecco, un'altra cosa secondo me interessante. Vabbè, innanzitutto volevo raccontarvi che sono stato a Terni e ho visto appunto la chiesa di San Valentino, dove c'era anche questo altare con tutti i biglietti degli innamorati di tutto il mondo. Veramente un bellissimo spettacolo. Anzi, se riesco vi metto qualche foto, non mia, perché quando ci sono andato non c'erano i cellulari e ritrovare le foto di allora non è facilissimo. Ci sono stato circa 20 anni fa. Comunque Terni è una città molto bella, vabbè, sappiamo che l'Umbria è una terra bellissima, molto verde, molto rilassante, e quindi anche Terni è così. E questa chiesa è appunto una chiesa particolare, non una chiesa di quelle fantasmagoriche a cui siamo abituati qui in Italia, però senz'altro una chiesa molto molto carina. E poi il particolare appunto sono tutti questi bigliettini degli innamorati. Questa festa appunto di San Valentino e degli innamorati è divertente, perché c'è divertente nel senso che il Papa andò a sostituire con questa festa degli innamorati delle antiche feste che si chiamavano i Lupercalia, che erano delle feste dei romani, degli antichi romani, che erano feste molto, diciamo così, osé, molto sexy, perché si celebrava praticamente la rinascita della natura nel mese di febbraio. Effettivamente pian piano comincia a rinascere la natura dopo il riposo di dicembre e di gennaio. E quindi erano delle feste particolarmente sentite, in cui ci si scatenava. Da queste feste poi deriva anche il nostro attuale carnevale, il fatto di travestirsi con delle pelli di pecora o delle pelli di lupo per simulare un pochettino l'allevamento, la protezione dell'allevamento dai lupi. Infatti le maschere più antiche sono proprio queste, come i mammutones. Non so se avete presente queste maschere sarde tradizionali,
che sono proprio dei caproni, perché appunto le prime maschere erano quelle. Quindi un pochettino San Valentino, la festa degli innamorati, si mischia a queste feste per la celebrazione, insomma, dei primi movimenti della terra, delle prime fioriture. Infatti anche per me febbraio è un mese che penso sia pieno di vita, sia l'inizio poi della primavera, del meraviglioso spettacolo della natura che fiorisce, ci regala i fiori prima di tutto e poi i frutti. Poi un'altra storia che comunque è collegata a San Valentino, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, è la storia dei baci Perugina. I baci Perugina vengono creati nel 1923 da Luisa Spagnoli. Luisa Spagnoli, la stilista, quella che ancora non c'è più purtroppo perché è nata agli inizi del Novecento, no, anzi, fino all'Ottocento, inizio del Novecento, comunque Luisa Spagnoli non c'è più. Il suo marchio resiste ancora perché ci sono i negozi in tutte le città. È stato il simbolo dell'eleganza. Mi ricordo appunto mia nonna e mia zia se dovevano comprare un abito elegante, un abito per una cerimonia, era un abito di Luisa Spagnoli. Questa donna appunto era un'imprenditrice perché aveva fondato la Perugina comprando una piccola drogheria di Perugia che aveva soprannominato poi appunto la Perugina insieme a Giovanni Buitoni, il Buitoni della pasta. E insieme a lui appunto crearono la Perugina e crearono naturalmente i cioccolatini. Sapete poi che anche l'Umbria appunto è famosa per il cioccolato, per la lavorazione del cioccolato. E nella lavorazione insomma dei cioccolatini c'erano molti scarti e con questi scarti lei pensò di fare il bacio Perugina, perché appunto è granella di nocciole, gli scarti del cioccolato, vengono fatte praticamente delle piccole sfere con all'interno una nocciola. Questi baci, vabbè, sono diventati famosissimi non solo in Italia, ma in tutto il mondo, con questa confezione argento e blu, fin da allora è rimasta questa, i colori tipici del bacio Perugina sono argento e blu. E poi quello che impostò, diciamo, allora la campagna di marketing e comunque fu dietro la realizzazione delle confezioni del bacio Perugina fu Federico Seneca, a cui dobbiamo anche la creazione di questi bigliettini che ci sono dentro i baci Perugina. Si dice che si ispirò all'amore tra Luisa Spagnoli e Francesco Buitoni, figlio di Giovanni Buitoni, quindi socio della Spagnoli. Questo ragazzo era 14 anni più giovane di Luisa, quindi un amore destinato a creare scandalo, però rimasero poi insieme tutta la vita perché comunque erano una coppia innamorata, quindi bando anche alle differenze di età, questi due rimasero insieme. E questo Federico Seneca appunto si ispirò ai bigliettini che i due si scambiavano, perché appunto era un amore che cercavano di tenere nascosto, comunque soprattutto all'inizio, perché Luisa Spagnoli era anche sposata, questo ragazzo era il figlio del socio, quindi una situazione un pochettino scandalosa, però gli nacque appunto questa idea. Infatti ancora oggi i baci Perugina hanno dentro questo messaggio d'amore, sono delle frasi storiche che appunto
descrivono soprattutto l'amore, ma non solo, perché ci sono anche delle frasi famose che riguardano la vita in generale. Poi Baci Perugina, ecco, l'incarto appunto argentato e blu c'è stato fin dall'inizio. Poi altre due svolte importanti sono state il tubo, che ancora oggi troviamo, nel 1981, e nel 2003 proprio Euro Chocolate, di cui vi ho parlato prima, è stato creato un mega bacio da 30 kg di Bacio Perugina. È stata un po' una celebrazione di questo bacio. Ha un'altra curiosità molto interessante, che all'inizio appunto questo bacio aveva la forma praticamente di una nocca e lo volevano chiamare Cazzotto. Fu proprio il, diciamo, il fidanzato di Luisa Spagnoli, Francesco Buitoni, a dire: ma no, non mi sembra il caso di chiamare un cioccolatino Cazzotto. E da qui, poi, studiando anche con questo personaggio, Federico Seneca, che era anche poeta, pittore, futurista, decisero poi di chiamarlo Bacio. Quindi il Bacio Perugina è un simbolo, appunto, anche questo, della festa degli innamorati. Adesso vi faccio vedere due profumi che, secondo me, vabbè, già dal nome sono adattissimi alla festa di San Valentino. E poi, rimanete incollati, vi dico la ricetta per fare il profumo ai Baci Perugina e la ricetta per fare dei piccoli baci casalinghi, magari per regalarsi o regalare agli amati, ai nostri Valentini, Valentine, un piccolo bacio fatto in casa. Allora, il primo profumo di cui voglio parlarvi è Love di Chopard. Io ho questa mini taglia, che dovrebbe essere da 15 ml se non mi sbaglio. La boccetta di questo profumo è molto bella, poi vi metto sicuramente una foto. La boccetta già da 30 ml, anzi forse la boccetta più piccola è più bella rispetto a quella più grande. Questo profumo è stato lanciato nel 2020, è un profumo alla rosa. Ci sono tutti i tipi di rosa del mondo, vi leggo le note. Allora, in testa ha rosa di Damasco, rosa Taif, cannella, pepe rosa, violetta e mandarino. Quindi un'apertura fresca dove si sente molto il pepe rosa. Io la cannella non la sento tanto, alcuni dicono che sentono la cannella, io non la sento. Comunque una rosa fresca, una rosa rugiadosa, una rosa del mattino. Poi nel cuore rosa bulgara, ancora rosa del Marocco, gelsomino e fiori d'arancio, quindi un cuore più strutturato, una rosa rossa, una rosa potente, una rosa decisa. E poi il fondo è molto comunque caratteristico, che poi è quello che rimane sulla pelle. Rosa turca, patchouli, miele, cacao, sandalo, vaniglia, legno di cedro, fava tonka e zucchero di canna. Il fondo è molto buono, mi piace molto, perché appunto lascia sulla pelle questo odore di patchouli molto dolce sostanzialmente. La rosa si sente ancora, perché appunto è protagonista assoluta di questo profumo. È un profumo molto buono che non costa neanche molto, mi sembra che il 30 ml sia intorno ai 30 euro, questo l'avevo pagato mi sembra 10, quindi è un profumo che non si trova facilmente nei negozi. Io non l'avevo mai visto, l'ho comprato a scatola chiusa perché ne avevo sentito parlare, come di una rosa ghiacciata. Ho detto: questo è un profumo adatto per l'inverno. Però ecco, io non la trovo ghiacciata, è una rosa un pochettino gourmand, un po' sullo stile anche della rosa di Montale, quindi un profumo che conosciamo, si sente in giro, il famoso Intense Café di Montale. Però
Questa è più morbida perché appunto c'è il cacao, questo patchouli sul fondo, lo zucchero di canna, la vaniglia. È un profumo che mi piace molto, ve lo consiglio, è un bellissimo regalo per San Valentino. Questo Love, amore, di Chopard. Poi un altro profumo che è un inno all'amore è Kenzo Amour, in questa bellissima boccetta rossa, rossa, rosa, fucsia, con questo degradé. Questo profumo l'ho scoperto grazie all'amica Mary del canale A Naso di Cane. È un profumo che ha ricevuto moltissimi premi. È un profumo molto particolare. Vi vado a leggere le note. Si apre con tè bianco e riso. Quindi ha questa apertura fresca, ma anche un pochettino subito dolce, perché c'è appunto la nota del riso. Poi abbiamo nel cuore eliotropio, frangipani e fiori di ciliegio, quindi un cuore comunque fiorito, un pochettino già mandorlato, quindi un pochettino anche talcato. Sul fondo incenso, vaniglia, muschio bianco e legno tanaka. Buonissimo, è un profumo veramente veramente ottimo, una grande scoperta, molto particolare, è un profumo che mi richiama alla mente i paesaggi che purtroppo non ho visto giapponesi, la fioritura dei ciliegi, questi paesaggi appunto molto zen giapponesi. È un profumo molto buono del 2006. Anche questo si trova spesso in offerta, penso che il 30 ml anche questo sia intorno ai 30-40 euro, poi naturalmente si va a salire. Bellissima anche la boccetta con questo uccello, proprio nel classico stile giapponese. È un profumo che vuole essere un inno all'amore in viaggio, è ispirato appunto a una donna romantica, una donna che ama viaggiare. Buono, molto soave anche questo, sono due profumi che sono proprio per la festa degli innamorati, profumi che sanno d'amore, di dolcezza. Ve li faccio vedere assieme: Love di Chopard e Amour di Kenzo. Due profumi, diciamo, abbastanza low cost, che sono adattissimi per San Valentino e anche per febbraio-marzo, questo mese, appunto, di questi mesi un pochettino di rinascita. Poi vi avevo detto che vi davo la ricetta per fare il profumo dei baci Perugina. Il profumo dei baci Perugina si fa con un profumo al cioccolato, io qui ho Choco Mask, questo vedete l'ho finito perché ho anche la versione in olio è molto più resistente, è un profumo low cost, si trova su Amazon ma anche su altri siti, è un profumo al cioccolato, non è molto complesso, non ha grandi evoluzioni, cioccolato e poi muschio, quindi un cioccolato pulito, molto buono. Se voi lo miscelate al profumo all'olio di argan di Erbolario, il profumo famosissimo che alcuni, tra cui anch'io, molti dicono che sa di Nutella, viene fuori il profumo dei baci Perugina. Quindi un profumo al cioccolato, se avete il Choco Mask, oppure ce ne sono tanti comunque profumi che hanno solinota al cioccolato, e poi un profumo molto amato che abbiamo in tanti nelle case, questo profumo di Erbolario all'olio di argan, che appunto ha questa nota nocciolata, e insieme abbiamo il profumo dei baci Perugina fatto in casa. Poi se la Perugina vorrà fare il profumo
dei baci Perugina, io sarò tra i primi ad acquistarlo, perché mi piacerebbe il profumo ai baci Perugina. Chissà se l'hanno mai fatto, ma non credo. Mi sembra di non avere trovato alcuna notizia in merito. Se mi sbaglio, correggetemi pure. Poi, adesso arriva anche la ricettina per fare i baci in casa. Vi faccio vedere un acquisto che ho fatto in questi giorni. Sempre rosso, questa candela molto carina di Ikea, che costa sui 3 euro. Probabilmente era in sconto perché naturalmente secondo me è stata pensata per Natale, quindi vediamo se riesco ad aprirla. Ormai la confezione, vabbè, l'ho rovinata, ma tanto volevo accenderla. Mamma che fatica! Una fatica immane, eccola qua. Una mela, infatti è una mela speziata. La apro, quindi questa ancora per queste serate che sono fredde, molto carina, molto romantica, anche questa proprio da San Valentino. Ecco, vi dicevo all'inizio che appunto io non sono un grande amante di questa festa, però in qualche modo, diciamo, anche quando non avevo nessuno, comunque non ero fidanzato, non avevo un compagno, così mi è sempre piaciuto comunque vedere le decorazioni, i cuori rossi, i peluche, i cioccolatini. E poi, ecco, mi ricordo che sempre, quando c'era ancora la mia cara zia Carla, che per me è stata come una mamma, compravo sempre un pensierino per lei. Era lei la mia Valentina, e un cioccolatino, un orsetto, un cuore lo compravo sempre. Quindi anche quando, diciamo, non avevo un compagno, festeggiavo questa festa, perché è bello comunque il concetto dell'amore. Penso che sia appunto una festa così bella, che mi piace, che comunque ha un suo perché. E poi appunto ricordiamoci che è legata appunto alla rinascita appunto della natura, e una celebrazione anche alle origini della sessualità, una celebrazione appunto della nuova vita, insomma, che ricomincia. È un po' un'anteprima del carnevale, che è una festa infatti che io amo molto, perché mi dà l'idea appunto di una rinascita, di buttare fuori tutte le energie negative, travestendosi, si ritrova un nuovo slancio per affrontare l'anno, che di solito appunto in questi mesi, dicembre, gennaio, è un pochettino pesante, perché fa freddo, non si ha tanta voglia di uscire, insomma è un mese bello di rinascita, febbraio. Questa è la mela di Ikea, vi faccio vedere anche la scatola, perché se vi capita magari di passare da Ikea volete prenderla. Winterfint, quindi è una candela alle spezie, soprattutto cannella, immagino, anche vaniglia dall'immagine, e mela. Arriviamo poi alla ricettina da preparare magari già stasera per domani, che è la festa di San Valentino. Allora, io vi do delle dosi, perché comunque io tante volte l'ho fatta a occhio questa ricetta, però vi do le dosi così almeno non sbagliate. Allora, bisogna sciogliere 100 grammi di cioccolato al latte, quindi si fa fondere in un pentolino e si fa intiepidire, e si mette un pochettino da parte. Si devono poi mescolare 100 grammi di Nutella con 100 grammi di granella di nocciole. A questo composto si aggiunge intiepidito il cioccolato non bianco, cioccolato al latte fuso, quindi è tutto 100 grammi. Poi si formano le palline, si può mettere all'interno una nocciola intera, appunto per creare il vero e proprio, per ricordare il bacio.
dagli magari anche la forma del bacio, che quella forma nocca a cazzotto, come lo chiamavano all'inizio, prima che diventasse il bacio. E poi, appunto, fate queste palline, sarebbero già pronte, già buone così. Naturalmente si fanno solidificare in freezer o in frigo, comunque vanno tenute al freddo, perché altrimenti poi si squagliano. Volendo proprio fare il top, si fa fondere il cioccolato fondente, 200 g di cioccolato fondente con un goccino di latte, piano piano, perché sciogliere il cioccolato non è così facile. Basta comunque avere il fuoco bassissimo, una pentola bella spessa. Una volta che il cioccolato fondente è fuso, si può colare o si possono intingere queste palline e poi di nuovo metterle al freddo. Non vi aspettate appunto che la copertura sia lucida, perché il cioccolato poi fuso così con i metodi casalinghi non è mai lucido, però il risultato è veramente top. Dei baci perugina casalinghi molto buoni, molto facili, e un'idea carina anche da regalare. Io concludo qui questo speciale di San Valentino, vi aspetto nei prossimi video. Abbiamo fatto la settimana scorsa questa buffata di Sanremo e arriverà un nuovo video in cui vi farò gli abbinamenti delle mie canzoni preferite del Sanremo di quest'anno con i profumi, quindi una puntata speciale del Festival dei Profumi, che comunque avete gradito molto e mi ha fatto molto piacere, perché ho potuto unire due mie passioni, quella dei profumi e quella delle canzoni popolari. Concludo qui, perché il video volevo farlo breve, ho parlato praticamente solo di due profumi e mi è stato lungo lo stesso. Vi mando un bacio, grazie per l'affetto che mi avete dimostrato appunto soprattutto in questi giorni del Festival dei Profumi, ma me lo dimostrate sempre. Mi raccomando, per chi magari di passaggio, mettete un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, che comunque aiuta il canale, insomma, ad essere più forte. Grazie, buona serata e a presto. Ciao ciao con la manina, ciao!